Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per un nuovo video di FIFA 22 perché è stata leakata, ragazzi, tutto il Team of the Year, che è questo qua. Adesso andremo a commentare, a vedere un po' di statistiche o altro. Questa è la squadra, ragazzi, potete già trovarlo ormai ovunque, poi adesso ne parleremo meglio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, vi ringrazio sempre del supporto. Vi ricordo che mi trovate anche nel canale Viola. Allora, questa è la squadra. Che dire, ci sono sorprese? Io direi proprio di no, perché la community è stata accontentata. Adesso ci guarderemo meglio, intanto dal sito possiamo vedere un po' di robe. Soprattutto se andate su Twitter, vi consiglio di controllare sempre Foot Sheriff per il tutto. Allora, Messi lo sapevamo, è stato, diciamo, quello lì più acclamato dalla community, perché tutti volevano vedere Leo Messi perché il pallone d'oro. Questa, appunto, ripeto, è la squadra al completo. Una squadra, ragazzi, che ha voluto la community. Qua c'è poco da dire. Questa squadra è una squadra voluta dalla community, perché non ci sono Bonucci né Chiellini, perché non in meta. Ci sono tutti i giocatori in meta che abbiamo utilizzato. Quindi c'è Messi, c'è Mbappé, c'è Kanté, c'è De Bruyne, c'è Marquinhos, c'è Hakimi. Questa è la squadra. Queste sono delle preview, delle statistiche. Abbiamo Messi, ragazzi, che ovviamente secondo me sarà 99, visto che ha vinto anche il pallone d'oro. Di solito il vincitore del pallone d'oro è sempre stato accontentato con un 99. Sarà una carta in meta veramente pazzesca. Lewandowski. Allora, a me dispiace dirlo, questo Lewandowski, come ogni anno, sarà la carta che non andrà in hype di nulla, perché soffre. Cioè, sicuramente sarà più agile, sicuramente, però soffrirà secondo me sempre per colpa di quel body type, per colpa di tante piccole cose, di problemi. Quindi secondo me sarà un finalizzatore pazzesco, avrà un gran dribbling, però soffrirà il fatto di non avere le 5 stelle skill, il 5 a piede debole. Quindi una gran carta, ma non in meta. De Bruyne, bella carta, sicuramente, se saranno queste le statistiche non sarà affatto male. Diciamo che è il solito De Bruyne, sa fare tutto, incredibile in ogni cosa, quindi diciamo che niente di particolare rispetto a tutti gli anni. La carta, secondo me, invece, che andrà a costare quasi, secondo me, 3 milioni, sarà questo Kanté qua, che se dovessero upgradarli anche il piede debole, veramente, ragazzi, secondo me sarebbe tanta roba. Non so se è più forte di Vieira Prime, perché l'altro è più fisico e più alto, però secondo me qua ci stiamo, perché è veramente veramente forte e sarà una carta in meta veramente folle. Cancelo, allora, secondo me lui sarà una carta che, cioè, nel senso, tutti potranno permettersi, tra virgolette, perché comunque è sempre un terzino e non è che la gente va a svenarsi, a meno che non stanno facendo competitive per i terzini, quindi secondo me ci può stare tutto. Statistiche ottime, fortissimo. Qualcuno ha detto, ma potrebbe fare il difensore centrale? Sì, certo, ovviamente tutti i Totti possono fare i difensori centrali, difensori, però secondo me uscirà a destra, non a sinistra come qualcuno vocifera. Allora, Rubén Dias è qua, e qua siamo lì. Un difensore che secondo me sarà full automatico in tutto e per tutto. Sarà veloce, agile, l'unica cosa è il body type. Però secondo me sarà una roba assurda, con intercettazioni 99, con forza 99, avrà una buona accelerazione e comunque molto tozzo in game. Quindi secondo me questa sarà una bella carta, che costerà non tantissimo, non quanto questo signore, che secondo me è il mostro finale. A mani basse, posso dire, più forte di Maldini Prime. Questa roba nessuno me la leverà dalla testa, perché sarà una cosa che voi potreste prendere il controller, lo poggiate qua e giocate, lui fa tutto. Questa sarà una carta che costerà veramente tanto. È un peccato, io avrei voluto, non perché siamo italiani, ma perché Bonucci e Chiellini sarebbero state delle carte anche accessibili a tutti. Cioè, questo Marquinhos, fondamentalmente, se lo possono permettere 50 giocatori in tutta la community, cioè, adesso veramente questa è una carta che andrà sopra i 2 milioni, no, forse anche di più, 3 milioni. Cioè, un difensore così che useranno solo per il competitive, non lo so, non è meritato, perché non ha fatto niente, è una carta che non ha vinto nulla. Quindi vabbè, andiamo a Jorginho.
Allora, lui io spero che siano queste le statistiche, sinceramente parlando, perché comunque ha bisogno di un boost alla velocità incredibile e al dribbling, soprattutto per farlo girare. Sarà un giocatore che secondo me non avrà tanto hype, a meno che non gli cambino le stelle skill a qualcosa, però sarà una gran carta. Io sarò il primo che vorrà utilizzarlo. E qua ci ha messo un po' lo zampino la EA, secondo me, perché comunque, ragazzi, se lì, cioè, se no, per me l'avrebbe vinto un altro, cioè l'avrebbe vinto un Kimmich o qualcos'altro, perché non è un giocatore che alla community piace per il solito motivo. Quindi, secondo me sarà una gran carta. Speriamo che vengano rispettati i valori, soprattutto di velocità. Hakimi, io l'ho votato, cioè secondo me lui era il terzino più forte ed è giusto che ci sia lui. Gran carta, non costerà tanto secondo me. Non costerà tanto perché sono già forti le altre carte, quindi questa sarà proprio per chi ha già i soldi e tutto. Gran carta, non può fare il difensore centrale per via del fisico, però gran bel giocatore senza dubbio. Andiamo al portiere Donnarumma. Qua nulla da dire, sarà il GOAT di FIFA, sicuramente in porta, più forte dei vari Yashin o altro, però diciamo che il portiere quest'anno è molto soggettiva la cosa. Ottimo piazzamento, avrà dei riflessi pazzeschi, alto, grosso, esce sui corner. E nulla ragazzi, questa è la squadra, la potete già trovare se voi andate un po' su Twitter, trovate un po' tutto, ci sono già altri leak su possibili colpi di velocità, però statistiche a parte, questa è la squadra. Non abbiamo commentato Mbappé, poco da dire, sarà devastante perché è il giocatore più in meta di foot, secondo me anche più del fenomeno. E nulla, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa squadra, come vedete il tutto. Noi ci vediamo presto per altri video a breve. Ciao a tutti ragazzi, bella!